Ciao a tutti, io sono Miriam, mi conoscete anche come My Crafty Dream o My Crafty Dream Kids, sia su Instagram che su Facebook. Comunque lascio tutte le informazioni sotto il video di dove potete trovarmi. Allora, io inizierei subito questo giornale creativo partendo dalle comunicazioni di servizio. Allora, abbiamo un calling corso che è iniziato il 1° agosto e terminerà a fine ottobre. E, ci sono già dei premi in palio che sono per il momento confermati: 3 saponette di Eli Valsecchi, che è una ragazza che ha anche un podcast, Disordine Creativo. Molto carino, andate a vederlo se non l'avete ancora fatto. E 3 saponette handmade, quindi direi proprio belle. E allora, questo call è un, per chi fosse la prima volta che ne sente parlare, è un knit along e crochet along, quindi è sia per i lavori a maglia che per i lavori all'uncinetto. Potete fare qualunque tipo di abbigliamento, accessorio, pupazzo, peluche, quello che vi piace di più, qualunque progetto, non è importante cosa. E l'importante è che sia a tema Disney, quindi che abbia nel titolo o che sia inequivocabilmente Disney nel suo risultato, no? Per cui, perché magari, che ne so, un amigurumi può chiamarsi, non lo so, Principessa della Neve e non Frozen, però è inequivocabilmente Frozen Elsa, per esempio, perché è Elsa, cioè viene realizzata Elsa, anche se non si chiama Elsa di Frozen il titolo, ok? Per cui deve essere inequivocabilmente Disney, se non nel nome, comunque nell'oggetto terminato. Che altro dirvi? Ho già visto qualcuno che si è iscritto, grazie. Piano piano si stanno aggiungendo persone. Ieri ho insistito anche a far iscrivere mia sorella. La trovate, a parte che lei non ha la fotografia del profilo. Ai ai ai, puoi mettere almeno una fotografia di un tuo progetto, Maggie. C'è scritto Megs37 qualcosa. Comunque è mia sorella. E lei lavora all'uncinetto, infatti subito non sapeva, le sarebbe piaciuto partecipare, ma pensava fosse solo a maglia. Lei maglia ha imparato, le ho insegnato, però non, diciamo che si trova molto meglio con l'uncinetto e fa dei lavori proprio graziosi, e quindi parteciperà in quella categoria, diciamo. E niente, io invece sono ancora che penso cosa fare, perché subito volevo fare un altro paio di Rapunzel socks, poi ho detto no, non mi piace, cioè io sono fatta così, non rifaccio, a meno che proprio necessiti, che qualcuno me la chiede perché la devo, cioè è un ordine o cose, difficilmente lavoro 2 volte lo stesso progetto così di mia iniziativa, e quindi niente. Piuttosto pensavo di fare a questo punto un amigurumi, un pupazzetto per Cassandra. Ho visto, mi sembra, Sofì84 che ha messo 2 link nel gruppo Ravelry. C'è il thread, comunque la discussione dove si può chiacchierare e ci si iscrive, nel senso si dice «Ehi, ci sono anch'io che partecipo». E ha messo 2 link a 2 bei pupazzi di una designer italiana, Chiara, accidenti, non mi ricordo il nome. Comunque, se andate a cercare nel chat, nella prima pagina deve essere, ci sono questi 2 link a questi pupazzi, e lei ha messo appunto Elsa di Frozen e Anna, la sorella di Frozen. E volevo fare, ho visto poi, curiosando sul sito di questa designer, ho visto appunto che ha un sacco di pattern della Disney, amigurumi. E quindi magari ne facevo uno anche io, in base ai colori che ho, vado a vedere che tipo di principessa, personaggio Disney fare. E sono, la maggior parte sono gratuiti, quindi ancora meglio.
E niente, però per il momento non ho iniziato io il CAL. Partecipo come si dice, non come concorrente, diciamo, ecco, partecipo per la compagnia. Ok, quindi questo l'ho detto. Un'altra cosa che volevo dirvi è che sto cercando delle tester per il coprispalle che ho lavorato con la Ghisa di Borgo De Pazzi, che vi faccio vedere fra un attimo. E quindi, se foste interessate, le taglie sono SML XL. Poi darò, poi creerò anche lì una pagina nel gruppo Ravelry per il test, così vi vengono poi date tutte le informazioni. Io al momento vi do queste taglie indicative perché il pattern non l'ho ancora scritto, nel senso che ho scritto tutti i numeri, tutte le cose, ma chiaramente non ho scritto bene, i calcoli sono fatti, eccetera, ma non ho ancora la bozza scritta a computer, a PC. Da potervi inviare. In ogni caso, appunto, se vi piace, dopo ve lo faccio vedere, è questo. Potete candidarvi o scrivendomi direttamente qui sotto il video, o se no aggiungendovi poi una volta che ho creato la pagina Ravelry, il progetto Ravelry. No, che progetto Ravelry? La pagina del gruppo del test. Poi chiederò poi anche via Instagram se qualcuno fosse interessato a testarlo. Allora, partirei quindi con i lavori qui a maglia, lavori terminati. E quindi ecco che vi faccio vedere il coprispalle che è ancora da bloccare, da sistemare i fili, eccetera. Comunque, eccolo qua. È un coprispalle. Io lo trovo proprio carino, cioè penso che lo metterò un casino questo qua. C'ha un motivo lace. Giusto poco sul bordo. E poi ha questa manichetta tre quarti. Io l'ho fatta praticamente al gomito, ovviamente si possono allungare a piacere, eh. Manichetta tre quarti fatte a coste ritorte 1-1. Allora, come l'ho lavorato? Ho realizzato un rettangolone maglia rasata. Scusate, ho i peli di qualche filato in bocca. Un rettangolone maglia rasata. Dopodiché, quando sono arrivata circa comunque i centimetri che vi vengono detti sul pattern, questa è la taglia piccola, la S. Ho iniziato la lavorazione a ferri accorciati, vedete che scende un po', fa un po' di tondo. Quindi ho lavorato ferri accorciati, terminata la lavorazione a ferri accorciati, ho lavorato quindi su tutti quanti i punti di nuovo il bordo lace. Dopodiché ho lasciato in attesa il bordo lace, quindi con le maglie sul ferro, e cucito, quindi ho stoppato il lavoro lì. E ho cucito per quei pochissimi centimetri qui così. Vedete, qua c'è il bordo lace, l'ho lasciato fuori dalla cucitura. Ho cucito dove parte praticamente la maglia rasata. Io non sono un fenomeno a cucire. Non sono un fenomeno a. Lo tiravo anche adesso, però non sono un fenomeno a fare le cuciture a maglia. Infatti cerco sempre di realizzare e fare pattern dove le cuciture non sono richieste. Comunque questa è veramente piccola, quindi si fa una cucitura piccola qui. Una volta che si è fatta la cucitura sia da un lato che dall'altro del rettangolo, quindi si formano i buchi per le maniche, si va appunto dal dritto del lavoro dove si parte da dove si aveva lasciato in attesa le maglie, sì, le maglie sui ferri, si parte raccogliendo tutte le maglie intorno, quindi ce n'è un po' qua nel bordo cucito da raccogliere, quindi qua un po' sul lace da raccogliere, poi si raccolgono tutte le maglie dell'avvio, diciamo,
fino alla fine, poi si raccolgono di nuovo le maglie qua del bordino lace e poi si lavora e il giro inizia lì poi. E si lavora un bordo non troppo grande, non troppo lungo, a coste 1-1. Terminato quello, si raccolgono le maglie qua nei buchi delle maniche e si lavorano i tubicini delle maniche a coste. Ve lo provo un attimo. Proprio sono in un angoletto qua di casa, non è proprio il massimo per provare le cose, farvi vedere come restano. Comunque, ecco qua. Io sono abbastanza soddisfatta del risultato che ho ottenuto. Tenete presente che è ancora da bloccare, da rifinire, però sono soddisfatta. Mi piace molto. Lo trovo pratico, comodo, morbido. Ha poi questa scampanatura qua così, che se uno ha piacere, io lo lascio anche così, mi piace anche così, però eventualmente tirando un pochino sulle maniche si può, oddio, si può bloccare in qualche maniera con uno spillone, con qualcosa qui sotto. Poi uno si risistema. Io a me piace così. Lo trovo una particolarità che fa questa bordo in più. Voilà. Mi dà, che poi può anche essere rigirato all'interno, per carità. A me piace. Quindi io non ho cucito, diciamo che non ho cucito la parte lace per lasciare il bordino, ecco. In questa maniera, anche perché poi così. Appunto, come vi dicevo, posso anche decidere di utilizzarlo in questa maniera. Questa è la taglia S, quindi se uno volesse utilizzare questo metodo di chiusura, obbligatoriamente deve fare una taglia un po' più grande perché se no tira. E quindi io avrei dovuto fare come minimo la media. Però appunto, non, a me piace, mi piace così. Voilà. Se foste interessati a testarlo, come vi dicevo, quattro taglie, anche perché è un coprispalle che non è fitted, come si dice, non ha misurazione proprio precisa. Cade morbido sulle spalle, voilà, quindi ha quattro taglie. Non mi metto a fare le taglie intermedie, XSS, M1, M2, L1, L2, no. S, M, L, XL. Se foste interessati, io, niente, contattatemi, creo la pagina su Ravelry, cerco di mettere un link qua sotto al quale si possa accedere per davvero, perché ultimamente sembra che non riesco mai a infilarli bene. Comunque, vi dicevo che l'ho realizzato con la Ghisa di Borgo dei Pazzi, la mia manicure è sempre perfetta. Nascondiamo un po' le manine. La Ghisa di Borgo dei Pazzi, io l'ho ricevuta con questo verde, mi piace, è un colore che metto, è un colore che metto abbastanza con tutto. A parte i miei rosa, ma con i blu, con i bianchi, con i beige, io ho tanta roba anche beige marrone, quindi va benissimo. Quindi vi dicevo: Borgo dei Pazzi Ghisa Egyptian Cotton, sono gomitoli da 50 grammi di 100% cotone. Il colore mio che ho utilizzato è il colore 22. E ne ho utilizzate quante? Non ne ho utilizzate tantissime. 1, 2, 3. Ecco. Allora, 3 piene. 1, 2, 3 piene. E dell'ultima mi è rimasto questo. Quindi meno di 200 grammi per realizzarlo nella taglia S. Ok. Quindi progetto terminato e richiesta di test l'ho fatta, mi sto facendo l'elenco mentale perché non mi scrivo mai nulla. Progetti in corso, ne ho diversi, però vi faccio vedere questo che è un po' che non lo vedete, e il poncio bimba,
Questa è la taglia 4 anni e una cappetta più che un poncho, non è proprio un poncho, è una cappetta con questo motivo a trecciona qui su davanti, un torciglione più che una treccia. Ha realizzato partendo comunque dal collo con le coste ritorte e poi ha gli aumenti qua sul raglan. Voilà. Ha questo tipo di aumento con la stanghetta. Non so se riesco a farvi vedere. Ecco. Che sembra una cucitura. Tic tic. Con questa stanghettina qua. Non è niente di strano. Semplicemente c'è un aumento a destra prima del marcapunto, un aumento a sinistra subito dopo il marcapunto, non ci sono maglie in mezzo, forma questa piccola lunetta. Lo sto realizzando con due filati della Drops e un pattern che sto scrivendo, veramente sono 2 anni che lo sto scrivendo, Cassandra quello dell'anno scorso l'ha messo tantissimo e gli va ancora in realtà, però ho cercato di fare la taglia in più. E lo sto facendo con la lasca della Drops e la Kid Silk abbinate insieme e mi danno questa colorazione. Potete vedere un po' le nuance sfumate dei due filati abbinati. Niente, lo sto facendo con i ferri 5 e mezzo perché in realtà avrei potuto farli tranquillamente con 6 o 6 e mezzo. Certo è che intanto i numeri erano. Mi cambiavano i numeri del pattern perché il pattern è stato scritto per il filato utilizzando il filato Biomondial di Mondialiane. E quindi aveva un peso diverso. Infatti, questo qua è un 4 anni, ma è più grande perché ho utilizzato quel tipo di filato lì. Non so neanche se riesco ad andare oltre perché devo controllare, ma mi sa che sto finendo la lasca. Non è più tanto grande, però almeno un altro gomitolo, se non due, mi ci vanno ancora. Perciò. Vabbè, rimarrò senza materiale, farò poi un ordine. E va già bene che utilizzando anche la Kit Silk insieme, se cambia bagno si nota meno perché già è sfumato, per cui. Bene, questo è il mio in corso. Poi, progetti futuri, sto valutando di utilizzare la Milly per fare un pullover, quindi la Milly di Borgo De Pazzi per fare un pullover, un bel maglione con le trecce. Volevo quasi fare uno sprone rotondo. Mamma mia, ho i peli della lana in bocca. Uno sprone rotondo con delle trecce che poi si allargano perché ci sono gli aumenti. Sto valutando perché in realtà forse prima ancora dovrei fare qualcosa con la More Cotton 300 perché sennò poi l'estate finisce e io non lo metto più. Tutte cose da valutare. Ok. Passerei alla sezione uncinetto. Di terminato non ho nulla da farvi vedere, ma ho un in corso, sempre lo stesso che vi ho fatto vedere l'altro giorno, nell'altro giornale creativo. Sto realizzando questo pupazzo contenuto nel libro Amigurumi Monster, però è in vendita anche singolarmente su Ravelry. Basta scrivere Yum Yum. Il titolo è questo. Sto cercando di non farvi vedere le istruzioni perché ovviamente è a pagamento. Yum Yum. E il designer è Dennis qualcosa. Dan Dennis. Si chiama Dennis su Ravelry non so se lo trovate sotto Dan Dennis, si chiama Dennis Van qualcosa, però lo trovate senza problemi,
scrivendo yum yum, c'è solo questo pupazzo. Quindi questo è il mio progetto in corso, ho già realizzato tutto il corpo e la bocca, dove andrà poi inserita la linguetta. Poi ho fatto un bulbo oculare che adesso riempendolo bisognerà capire quanto grosso sta diventando, perché a me dà l'impressione che sia perfino più grosso di quel che dovrebbe essere nella fotografia. E sto facendo l'altro. Per cui diciamo che il grosso è fatto. Il grosso è fatto. In realtà mi sto anche divertendo a farlo, soprattutto perché lo vedo bello, bello ciccioso e bello da guardare. Ovviamente Cassandra, quando l'ha visto, quello lì è mio. No, non è tuo, lo devo fare per un altro bimbo. Non è tuo. Anch'io, io viola, va bene, te lo farò viola. Yum yum. Quindi questo è finito. Ah, e poi quel giorno lì poi si è accontentata. Allora io prendo la mia mucchina. E voilà. E tra l'altro è un mio pattern. Sì, lo potete trovare anche su Ravelry. Cucito. Oggi ho poche cose da farvi vedere. Cucito, ho realizzato più che altro tante cose, tante riparazioni. Quindi ho riparato 5 paia di pantaloni, dagli strappi in mezzo al cavallo, dagli strappi delle tasche, ho cambiato la cerniera dei pantaloni, tutti di mio cognato. gli uomini sono dei disastri. Adesso ho i pantaloni da lavoro di Christopher che mi aspettano sempre con gli strappi in mezzo al cavallo. Non so cosa fanno sti pantaloni in mezzo al cavallo. Si chinano a gambe larghe, come tutti gli uomini, fanno... voilà, strappati. E niente. No, quelli di mio cognato erano usurati. Quello è Christopher che fa così, che si china. Ma devo tirarli su tutte le volte? Ma io non lo so, vedi tu, se vuoi strapparli tutte le volte, forse sarebbe il caso di, quando ti chini, li tiri un po' su, no? Che non ti diano fastidio mentre ti chini, invece di aprire le gambe e strapparli. Bisogna dirgli tutto a questi uomini. Se ce n'è qualcuno all'ascolto, mi perdoni. Comunque, poi ho trasformato delle lenzuola piane in lenzuola con angoli per mia madre, due paia, e anche lì ho fatto la riparazione dei pantaloni per il suo marito, però lui li strappa, non nel cavallo, strappa le tasche, mette il portafoglio, fa crack, classico. E poi cosa ho fatto? Ho accorciato un paio di pan di leggings a Cassandra, li ho fatti diventare pantaloncini perché li ha strappati sul ginocchio, e ho tolto l'elastico perché ci sono certi completini che sono separati, no? Maglietta e pantaloncino, ma simili pagliaccetto, no? Quindi hanno quell'elastichino intorno alla coscetta. Il problema è che Cassandra ha le coscettone, è bella rotondina, e li stringono. E quindi che ho fatto? Ho tagliato via l'elastico, ho fatto l'orlo, un paio di pantaloncini semplicissimi, classici, voilà. Quindi anche queste no, poi non li mette, un peccato. E poi ho preso un fazzoletto perché aveva tutti i pastellini, pastelloni, perché sono i pastelloni della Giotto Bebè, in giro dentro una, al volo, una cassettina dove tiene, c'ha la sua cassettina bianca dove tiene gli album da disegno con i suoi colori. Allora le matite, quelle normali, avevano il barattolone, questi qua erano in giro, e quindi li ho radunati tutti qua in una pochettina. Non è niente di che, perché questo è un fazzoletto, però siccome a lei gli piaceva Winnie Pooh, io non avevo fantasia di stoffa, così ho detto ma sì, ti prendo un fazzoletto, tanto non li usi mai questi qua di stoffa, usa solo quelli di carta, e boh, non ho fatto niente di che, l'ho piegato perché, come potete vedere, aspetta che chiudo, se no si rovescia, qua c'è il davanti e qua Winnie Pooh che continua a essere seduto col miele, quindi è solo ripiegato frucca a metà. Ho cucito la cerniera, ho cucito i laterali e basta, fine. Non ha fodera, non ha rifiniture, cioè l'unica rifinitura è uno zigzag, anche un po' mal fatto, cioè non è che, ero già un po' stufa e l'ho fatto così. Perciò tutto quello che ho fatto di cucito sono cose
riparazioni e cose utili in quel caso per lei. Niente, di ricamo non sono andata avanti, non ho nulla da farvi vedere, stavo guardando perché ce l'ho lì sotto. Basta, io direi che ho terminato di blaterare. Vi prego veramente, se qualcuno fosse interessata a testare il coprispalle in cotone, mi contatti, prima è meglio è. Io oggi sicuramente scrivo il pattern, quindi entro stasera, domani, posso inviarlo. Niente. Spero che vi aggiungiate ancora numerose al calendario. C'è tempo fino a ottobre, quindi potete intanto aggiungervi in qualunque momento. E l'importante è che facciate un progetto a tema Disney, ma che sia qualunque cosa, una maglia, una calza, un pupazzo, uno scialle a maglia, un cinetto, non importa. Ci sono diverse cose carine su Ravelry. E anche gratuite, perché sul sito Drops qualcosa c'è, sia in italiano che gratuito. Basta provare ad andare sul sito Drops, scrivere, che ne so, Sirenetta, scrivere Biancaneve, scrivere qualcosa esce. O anche solo su Ravelry, fa uscire le cose, perché io li ho trovati così. Ok, bene, io vi saluto, vi auguro buone vacanze. La prossima settimana sarà difficile che riesco a girare un giornale creativo perché Christopher sarà in ferie, quindi no, stiamo a casa, non abbiamo organizzato niente, ma ovviamente con lui in casa non mi metto a girare podcast creativo. Il giornale creativo, vedremo. Vabbè, vorrà dire che avrò più tempo per prepararvi materiale, perché per ora ho solo chiacchierato e vi ho fatto vedere poca roba. Spero intanto di aver finito poi lo Yum Yum e anche il Dudù all'uncinetto e comunque di aver iniziato uno dei due o quello col Milli oppure quello con Patton Amore 300. Vedremo. Ciao, buone vacanze!